Amici, buongiorno, sono Patrizio Oliva e oggi mi vedrete in una veste completamente diversa. Per anni mi avete visto su un ring, da un po' di tempo che mi vedete sul palco di un teatro, oggi sono in cucina. Perché? Perché da tempo, da molti anni, è proprio scoppiata in me la passione per la cucina. Però chiaramente la mia è una cucina molto semplice, tradizionale, perché io non sono un cuoco. Io sono una persona onesta, devo dire la verità, perché io non prendo per i fornelli a nessuno. Però per voi oggi faccio chef, tu mi diavoli. Perché per un pugno di sale? La trasmissione si chiama così. Perché il sale è un alimento necessario per la cucina. Esalta i sapori, conserva i cibi. Nell'antichità non c'erano i frigoriferi, quindi il cibo veniva proprio conservato sotto sale. Però devo dirvi anche una cosa. Siate parchi con il sale, perché il sale, quante volte abbiamo sentito dire non metto troppo sale, fai la pressione. In effetti è vero, se siamo molto eccessivi nel mettere il sale, sicuramente avremo dei problemi proprio a tutto il sistema cardiocircolatorio. Quindi mi raccomando, con il sale siate parchi, in poche parole, siate stritte mano. In ogni puntata ci sarà un ospite che mi farà compagnia, che si divertirà con me. Sì, perché poi ogni puntata sarà sul divertimento, perché credetemi, il divertimento è una cosa seria. Oggi cominciamo la trasmissione con una grandissima attrice, una mia amica con la quale già ho collaborato in uno spot pubblicitario. Signore e signori, Anna Dauria. Buongiorno! Anna della mia, eccoti qua. Ma mi scusi una cosa, ti ho detto oggi ti porto a pranzo fuori. Ma com'è sta cosa? Mi aspettavo che mi portassi al ristorante, ha già cucinato! Io porto sempre a casa, no, io sono uno che può sparagnare. Ho sparagno, non ne mai guadagno, quindi ma come funziona? Dobbiamo cucinare a te? Sai che oggi ci volevano i bambini qua, vedi? Come fa che i bambini? Ma si sa che i bambini cucina da. No, ci volevano i bambini, perché tu che tieni? Le Thailandia e che è un parco giochi, guarda. Ah, persona seria. Sì, andare. Oggi cucchiello perché i visti fanno male, eh? Vabbè, diamo un taglio. Camma cucinato. Parliamo curto, diamo un taglio netto. Oggi vorrei cucinare spaghetti a. Marona, diciamo bene, mi sono scusato. Spaghetti, come si chiama? Chilo paese, bene, roppo surriente, prima surriente e poi. No, roppo surriente e prima la maffi. Come si chiama? Sta intalando a me, Nerano! Bravo, Nerano, ecco, oggi faremo spaghetti alla Nerano. Allora, che sono per gli spaghetti alla Nerano, la ricetta dice, innanzitutto, facciamo due persone, non gli ti dà, ci invita da cedere. Un tetto a tetto, facciamo un tetto a tetto. Un tetto a tetto. Allora, ci vogliono, prima di tutto, zucchine o cucuzziello, come ti piace a te? Io sono napoletana, quindi preferirei o cucuzziello. Fai poco il provolone. A proposito di provolone, vedi, ci vuole il provolone del Monaco. Non è che uno dice metto qua lo formaggio, no, è particolare il provolone del Monaco. Allora, è un po' piccantino che serve. Stacca. Eccolo qua, bravo. Poi ci vuole del parmigiano. Poi ci vuole olio quanto basta perché amma friggere le zucchine. E a Nicolo non c'è motivo, a Nicolo. Nicolo. Chi è Nicolo? Ah, vaso Nicola, ci vuole il basilico, ci vuole. Basilico. Ma noi siamo a Napoli, chiaramente lei voleva Nicola. E Nicola non c'è. Venga a Patrizia. Oggi c'è Patrizia. Ma lascio via a Patrizia. Quindi, basilico, aglio. Sale, mi raccomando, sale, proprio un pugnetto di sale. Come diceva nonna mi, accorto sale a nonna, perché poi nasce in sala, se perdiamo lei. Capro, dimmi pure la vita, ma nasce in sale più. No, quindi, siamo tuteliamo buoni. La nostra vita. Quindi siamo pronti? Allora, tu fai una cosa, comincia a accendere i fornelli, io finisco di tagliare signori, le zucchine. Che inizia il nostro match! Ah, il nostro match, primo round, vai! Second out, poi secondo. Inizio round. Vai, inizio il match. Le zucchine le dobbiamo tagliare belle sottile, perché devono essere poi, come si dice in dall'uomo, sanno arruscare. Ah, bruciacchiare. Aspetta che io litigo con i fornelli. Vedete, deve essere proprio bello sottile. Belle fine. Ah, eccole qua. E quando si tagliano sotto, mi raccomando, le ditina le dobbiamo mettere così,
perché se metti a questo volo rischi di sbagliare. Invece mettiamo così il coltello, vedi? Fanno da barriera. Fanno da barriera. Chef! Allora, l'olio qua, vediamo quando arriva a temperatura, quando fa il fumo. No, non fa fare il fumo perché sennò si brucia. No, no, non andiamo a bruciare. Diciamo che la temperatura di 170-180, ma... 70-180, datemi un termometro, grazie. E tu ridai, sì, ma cosa è brutta. Questi metodi antichi. I metodi antichi. E tu ridai, in termini si coce. Beh, il momo fai con i capelli fritti. Solo che da voglio rimanere, il dito ci rimane. Ma dimmi, visto che stai cucinando... Vedo che spende così. Sfrizzichea. Sfrizzichea. È perché ad induzione subito... È ancora freddo. Ehi! Non ne hai preso, perché... Continua a tagliare. Dice, hai atto, io taglio. Ma c'è te figli cercato. Quindi piano. Quando dicevo, gattina, amma, fette, l'oso, busto, pecit, gattini, quersum. Chi è che sta questo? Totò. Ma ricerca. Il suo napoletano latino. Allora, io continuo a tagliare. Dai. Continuo ma nel a tagliare. Frattempo io posso farti qualche domanda? Ma certo, puoi fare te domande che vuoi tu. Fammi sentire un po'. Il tuo idolo in cucina e il tuo idolo, ovviamente, nella tua carriera. Allora, in cucina il mio idolo, devo dire la verità, è mia moglie Ninia. Perché io quando l'ho conosciuto non sapevo neanche cucinare un uovo. Però devo dire la verità, per lei ho fatto l'uovo. Perché io sono una persona che va al sole. E quindi poi piano piano ho imparato. Mentre invece... ma abbiamo detto siamo sul divertimento, quindi... Hai ragione. Eccole qua, cominciamo a mettere le zucchine, facciamo friggere, perché sanno un po' a ruscare. Guarda come mette bello, eh? È fish. Eh sì, perché poi non bisogna... affogare l'olio, bisogna dare spazio al prodotto di friggersi. Quando lo mettiamo troppo, poi si, a parte l'olio poi si raffredda. E allora, ma poca volta. Guardi, ma questa non è una cucina proprio leggera, eh? Come? È leggera, e zucchini fritto? Ma 200 grammi di zucchini su, ma mica è pesante 200 grammi. Stanno pigliando vero. Basta un po' la temperatura, sennò ci abbruciamo pure noi. Sì, la temperatura è proprio bassa. Aspettiamo che questo... Mo le faccio una ruotata e una girata. Ecco, ora abbiamo tutto il tempo di poter chiacchierare mentre si fanno le zucchine. Mentre io faccio questo, mi prendo un piatto con un foglio di carta assorbente per mettere subito. Le zucchine? Aspetta che mo arrivo. Ecco qua. Ma risenti, guarda, ma se in amore vince chi fugge, in cucina vince chi frigge? Ah, chi? Vince chi mangia? Mi piace sta cosa, vedi, mi piace. Vedi come si sta cominciando a fare il colore un po' marroncino del... Si sta bruciacchiando. Che si sta bruciacchiando, bravo. Dove la dobbiamo mettere questa foglia di basilico? Tra le zucchine che adesso io metterò nel piatto, perché già stanno cominciando a... Che profumo! Ma lo sai che quando ero piccola mia nonna mi faceva sempre mettere d'estate il rametto di basilico dentro all'acqua vicino al letto, perché diceva così non vanno le zanzare. È vero, quello a me, però a me o col basilico, senza basilico, a me le zanzare mi schifano. No, invece a me no, mi mangiano sempre. Secondo ma perché me, sta cosa? Se mi pungono muoiono loro. Vabbè, giustamente. Padre, scusa, ma tu che fai anche teatro, sei un tipo scaramantico? Fino tu, come dicevano i latini, per omnia pericola, tasta testicola. Ma ti è piaciuto? L'ha detto pure in latino. Quindi fai a grattatina. A grattatina, capito? Senti, il latino è corretto. Prima di andare sul ring ti grattavi? No, devo dire che sul ring mi sono sempre affidato sulla mia qualità, sulle mie qualità, sulla mia bravura. Non ho mai pensato che, devo dire la verità, non ho mai pensato che la scaramanzia mi possa aiutare. Indubbiamente la fortuna fa parte tra le tante componenti di una persona, perché per dire, la fortuna è nel senso che io prima di salire, prima di combattere, il giorno prima magari di venire una scessa al molare oppure un colpo di febbre. Hai mai combattuto la febbre, intesa, quindi? La fortuna è intesa in questo, quando parliamo di fortuna. Perché poi tu puoi avere tutta la fortuna che vuoi, ma se non sei bravo. Se non ti prepari, ci vuole intanto sacrificio, tanta preparazione. Mettiamo altre.
Intanto io metto bene le foglioline. Mentre invece c'è un gesto scaramantico, cioè pure a teatro, cosa fai a teatro prima di entrare in scena? Io ho dei gesti scaramantici, fammi passare qua. No, io anche a teatro mi concentro moltissimo, perché Anna, io ho capito una cosa da quando sto facendo l'attore di teatro, che c'è un parallelismo incredibile tra l'attore e il pubblico. Sì. Sì. La, come saper controllare la tensione del muso. Cioè io prima di salire sul ring ero consapevole, sai, il pugile quando sale sul ring è consapevole che si porta appresso i pericoli. Il pugile sul ring può anche morire, è successo. È vero. E quindi uno sale sul ring con la paura, però poi dopo quella paura la devi sconfiggere. Perciò è bellissimo questo fatto di andare incontro alla paura. Quell'adrenalina sana, saperla affrontare, no? come diceva Tucidide, colui che ha raccontato poi la guerra del Peloponneso, diceva Tucidide: i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione di ciò che li attende, sia nella gloria che nel pericolo, ma tuttavia l'affrontano. Quindi noi sappiamo che andiamo incontro al pericolo, ma siamo coraggiosi e quindi lo facciamo. L'affrontiamo. Però poi suonava il gong e quella paura scompariva, io mi dedicavo completamente al mio avversario. E a teatro è la stessa cosa. È vero, quando stai dietro, penso che sarà capitato pure a te, no? Sì. Quando stai dietro le quinte, stai con la paura. Perché? Può capitare che ti dimentichi il copione, può capitare che ti incespichi nelle parole. E quindi per l'attore è la morte questo. E non deve succedere. Però poi dopo si apre il sipario e quella paura mi passa e mi dedico completamente. Concordo, io per esempio dietro le quinte mi tremano le gambe, mi sudano le mani, non ricordo più nulla, mi viene l'ansia, il fiatone, poi metto il primo piede in scena e dico mai voglio staccare tutta la vita, ed è fantastico. Però, vedi, che cosa fai? Lo affronti. Lo affronto, paura, certo. Lo affronti. Aspetta le alzo. E un aneddoto simpatico e divertente sul teatro ce l'hai? Ma sicuramente sì. Ah, beh. Veramente raccontami un aneddoto, va? La mia grande esperienza. Sto per entrare in scena, sì, dietro al sipario, dietro le quinte. Dietro le quinte c'erano le luci a terra, no? Mm. Io ero nel buio, quindi passo e calpesto le luci. Che cosa faccio io? Ma chiami se si luce cioè ore e ore di lavoro con un il tecnico delle luci. E io con un gaucho, chiami si luce. Cioè, praticamente hai fatto una cosa gravissima. Come se io improvvisamente stavo secondo un doppio ring, ma chiami sta chi sta là con me? No, chiamo da chi sta doppio ring, io secondo, ma chi è chi sta là? Ma chi è chi sta là? È la mia partner, Rossella Pugliese, a ridere prima di entrare in scena. Dici, ma come sono le luci di scena? No, vabbè, adoro. Fantastico. Fantastico. Ma allora è che stiamo combinando. Adecca. Congiuso. Allora, io direi pure di cominciare a mettere, di accendere l'acqua. Però ci conviene prima togliere questo da qua, perché altrimenti ingombriamo troppo. Quindi poi dopo accendiamo l'acqua. Dopo mettiamo l'acqua, un coppo fuoco. E noi mettiamo l'acqua, un coppo fuoco. Ma metto l'acqua, un coppo fuoco. Vado a cavà. E cadora, signori, è cadora. Un pochino di sale da mettere sulle zucchine, ma poco, Fatti, ma tu sei goloso? Sono goloso, io sono talmente goloso che quando parlo va veloce come magnetta a Roma. No, vabbè, non ce la faccio, oh, poco! Ti ho detto che ci dobbiamo divertire, deve essere una trasmissione divertente, il pubblico a casa vuole divertirsi, mica muoveremo forza a Cannavacciuolo, dammi un nome di un chef, Simeri? Cracco, capito? Vistani, Barbieri. Ma quando ce ne stanno? Sono tutti chef oggi. E capelli. Barbieri e capelli. No, ma basta, molla fornire tuo gomito. Basta, quanti zucchini stanno mettendo cadine? Cara fornimi più. Ma ad che vai, più sale? Certo, chi si può più sale? Questo è un pugno di sale. E pochi sale ti nutri in me. Certo, e questo qua, sale rosa del eccolo qua. Oh, sale rosa del mio. Ragazzi, siamo proprio alla cucina ad alto livello, rimossale in Himalaya. Costi più sale che la cucina, ma la credo. È rosa, perché sono penne e sì, un po' di sale per dare un po' di sapore alle zucchine. Vado a cavà. Allora. Cosa sa già una?
pulire, l'assaggio. Guardate com'è bello, vedete? Vedete, fanno il patatino fritto, guardate. Bella patata squadra. Guardate. Che poi gli amici da casa che pure. Gli amici da casa che ci seguono, quando vi trovate a fare questo coso, che siccome noi donne quando dobbiamo friggere è sempre una tarantella, perché poi puzza, frittura eccetera eccetera, fate due zucchine in più, le friggete e le conservate, le mettete con l'olio, un poco di aceto, un poco di mentuccia e facete zucchine a scapigia, così ve le conservate per il giorno dopo. No, invece lo sale, un po' di aceto si conserva. Andate, ma a casa dove ti cucini? A casa mia, io adoro cucinare, perché io dico chi adora mangiare adora anche cucinare. Cucino io spesso, quando per impegni lavorativi sono a, quando diciamo sono a casa e posso farlo, altrimenti cucina mamma e sembra cucina mamma. Io sono single, non sono sposata. Tu parli e intanto cominci a preparare l'aglio per la seconda frittura di dopo. Vai. E poi le zucchine adesso abbiamo fritte così, ma adesso poi ci dobbiamo fare la seconda frittura per continuare il piatto. Allora questa, quindi dobbiamo qua però spegniamo dobbiamo, un attimo, sì, e diminuire tutto di quest'olio, dobbiamo eliminare quest'olio, mi dobbiamo raccomando eliminare sempre nei contenitori per l'olio che deve essere smaltito. Perfetto, e ricordiamo che noi abbiamo fritto con olio d'oliva, perché generalmente nelle cucine casalinghe si usa l'olio girasole, ok, per friggere, no, per fare... perché quello là è un po' più economico perché va buttato. Fidatevi di oliva. Il mio olio è imbattibile. In verità che non sono tuoi, ma è del signor Melà. Ah, certo. La mannatis. Poi proprio lì mi dice, però è olio d'oliva. Allora, mi diminuisci tutto quell'olio che lì dentro, perché mettiamo l'olio nuovo per fare poi la seconda frittura delle zucchine. Guardate come sono belle, tutte fritte, vedete il colore un po' bruciaticchio, perché dà più sapore alla zucchina. E perché il mio bicchiere non c'è? Mo' più bicchiere, aspetta. Ah, ma senti. E che cos'è? Senti che profumo. E cadoro. Ti aspetto per brindare insieme. Mi raccomando, pure a casa, facciamo sempre la differenziata, così aiutiamo. Aspetta che mi verso. Piedi rosso, pure fa sempre piedi rosso quando sì. A comare, perché devi sapere, mi metto la protezione tutto il corpo e non coppe piedi. Coppe piedi mascato sempre. Puri, mistiono, madonna mia, che cosa brutta. E da lì? O piedi rosso, e da lì hanno fatto piedi rosso, vedi? Allora. Alla santé, come dicono i francesi. Cin cin, come diciamo noi in napoletano. E come diciamo noi, guarda ma dall'occhio. Non guardate. Sta già guardando, pari. Vediamo, mangiamo. Adesso. Come mi piace questo programma? Io direi pure di cominciare a mettere. Anna, ho sentito Melà e stavo qua. Eccolo qua. Ma benvenuto, signor Melà. Grazie. Allora, ciao, Patrizio. Prima ciao, di tutto, Anna. I complimenti perché questo piedi rosso è eccezionale. Ci sta piacendo. È un piedi rosso in purezza e si abbina benissimo a questo piatto. È posso chiaro... permettere? Allora, dato che io, il mio produttore Maurizio Marino è un sommelier, mi sta insegnando un po' a sentire i sapori, gli odori, perché ancora dici ci vuole tempo per imparare, però per esempio... Questo è sentore bacca rossa, esatto. Fragolino, sottobosco. Maurizio, sto imparando, hai visto? Un gusto rotondo che si abbina benissimo al piatto degli spaghetti alla nerata. Ah, quindi no, perché sono chiatta? No. Ma mi sono rovina rotonda. Mamma, tu hai proprio giusta, hai visto? No? Mi piace questa cosa. L'espressione di quando tu assaggi un piatto del genere che è rotondo ti richiama praticamente la stessa espressione di quando tu assaggi questo vino e fai un... Ma poi rotondo scende meglio, devo dire, perché se è quadrato tu vanno stuccati. La differenza. Ma, è vero, signor Melà, mi dica, è vero quel fatto degli anelletti? Cioè gli anelletti più stretti sono, più il vino ha il grado alcolico? Alcolico, sì. Ah, quindi è vero. Vedi, poi non, ossigenarlo non un attimo. Cala subito nella parete, rimane sempre qualche... No. È quello, vuol dire che il vino è bello. Quindi tu non solo fai un chef. Però chiamo. Ma se anche sto vedendo. Non dimentichiamo. Allora. Facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi a questo piatto. Questo piatto è alla tua azienda. Grazie, Melà. Racconti e a foto è Malai. Signor foto è, ma io penso sì. Ah. Pensando, voglio mettere l'acqua con fuoco.
Mettiamo l'acqua sul fuoco. Accendiamo qua su. Avevo quale funnello? Mettiamo sempre quello là grande. Quello grande. Vai. Ecco qua. Che poi con questi fornelli ad induzione subito si fa. Mettiamo anche il coperchio così l'acqua bolle subito. Sì. Eccolo qua. E sai una cosa invece? Tu il sale lo metti prima o dopo l'ebollizione della pasta? Allora, secondo me in diverse pietanze il sale, per esempio se si risotta la pasta, secondo me il sale conviene metterlo quasi alla fine, perché se no se tu lo metti prima, poi dopo ci aggiungi l'acqua e quindi si dissala e allora devi rimettere ancora sale. Allora, in realtà l'acqua, quando devi cuocere la pasta, mi dica. Il sale si sala quando già ha raggiunto il punto di ebollizione. Sì. Perché se lo metti prima, l'acqua diventa una soluzione, quindi ci mette più tempo per raggiungere il punto di ebollizione. Sicuramente. In cucina però gli chef cosa fanno? La salano prima nelle brigate. Il chef poveri. Perché dice, meglio, la prima cosa si mette è il sale, così in modo tale si sa che l'acqua no, è già salata. No, l'acqua deve bollire, io come metto il sale. A casa mia la faccio prima a bollire, però in cucina per una questione tecnica, che non si sa chi la mise prima e chi la mise dopo, però acqua e sale. Noi oggi abbiamo la facoltà di dire quando lo vogliamo mettere, perché noi abbiamo detto questa è la nostra cucina. Quindi quando bolle, facciamo quando bolle. Vediamo se bolle, Roberto bolle. Allora, mi raccomando, abbiamo detto parchi con il sale, non eccediamo. Sta già piano, ma che sale? Eccolo qua. Perfetto. Ok, adesso... Avù la pasta. Voglio... Questa è pasta serie. Ah! Ti ho acchiappato con le mani in pasta. No, pasta così battuto. Anche perché l'antica maccheroneria è pasta. E sai una cosa? Questa è pasta vera, pasta fa seria. Anche la linea bio. Wow! Allora bio vero esiste. Eh sì. Oh, solo bio. Ma tu mi chiami, che vuoi? No, tu da quando stai frequentando un amico mio, Navo Forni. Mentre che succede? Mettiamo con la pasta, vai. Aspettiamo. Butta la pasta. Vai. Butta la pasta, butta lì dentro. No? Per niente, ci butta la pasta, la butti. La buttiamo. No, qua non ti butta niente, perché in cucina i veri chef non buttano nulla. È beccato buttare, ci vedo solo. Non buttare. Ah, vai. Vado a cavare. Tempo di cottura, vediamo un po'. Quindi questa pasta 8-10 minuti. È biologica. Sì. Allora. Avrei bisogno di una. Dimmi che hai bisogno. No, guarda qua. Brava. Allora, mi date il tempo 8-10 minuti, grazie. Falla scendere. Mano si ammoscia. E se la tocco io non si ammoscia mai. La pasta. Se la muovi tu la pasta non si ammoscerà mai. Sarà forse sempre al dente, perché io conosco bene forse i tempi. Forse è meglio che lo faccio io, se lo fai tu, la pasta sarà 30 minuti. Qui ci censurano. Ecco qua, l'ho ammosciato. Intanto il tempo se ne va. Oh. Chi è che andava? Ecco, ma... Ah sì? Tu mi sfidi? Ti sto sfidando. Che stai cercando, cazzo? Che è stato? Questo è un serpente assonnato. E tu mi chiami, me ne vado, mi rifiuto. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Allora, ma scaldo. Prendiamo la padella, dov'è la padella? Pia padella. Allora, mentre io giro la pasta, perché ho detto, sennò ecco qua. Non si ammoscia mai. Padri, cademang, sembra là solo allora, tre, piglia la padella anda, e allora, fa che... Stefani, se no spigoleva troppo. No, questo no. Non ne acqua. Allora, mettiamo... Dammi qua. Adesso mettiamo la padella sul fuoco, mettiamo un altro po' di olio, perché dobbiamo... Aspetta. L'aglio che ho preparato aspetta. Bravo. Perché il bello adesso della dobbiamo fare la seconda frittura delle zucchine. Mettiamo l'aglio. Mettiamo un po' d'olio sempre di oliva e facciamo riprendere le zucchine. Ecco qua, la pasta bolle, vediamo un po'. Intanto aspettiamo che l'olio
Friccichea. Friccichea, l'aglio si soffrigge un poco, okay. E poi ci buttiamo le zucchine dentro. Io assaggio la pasta. È un po' duretta. La pasta è duretta. Sì. Tu sei una persona molto posata. Basta. Ah, piente zucchine. Ah. Ma perché? Vediamo a che sta il nostro aglietto. Soffrigge. Ah. L'aglio sta friggendo. Sì, sì. Rimettiamo le zucchine a fare una seconda frittura. Io mangio. Ci mettiamo. Mi dai un mestolo, Anna, per favore? Un mestolo. Mettiamo un poco di acqua della pasta per far riprendere bene le zucchine. Per mantecare. Ecco qua. Le facciamo un po'. Molto bello, guarda, andare. Belle, andare in giro. Ma tu che sei stato un campione del mondo, quindi abituato a stare sul podio, sì. Ma nel settore culinario, sul primo posto, a chi ci metti? Cioè, per esempio, culinario, la battuta ha fatto, sapevo come la c'era la battuta. Cioè, il tuo podio in cucina qual è? Un primo, un secondo o un dessert? Chi ci metti sul podio? Io amo più i primi, devo dire, perché quei primi c'è molta più varietà. Poi sono abituato a fuori primi, capito noi? Giustamente, questa, questa. Il secondo non mi è mai piaciuto. Cambia la mano perché questa mi è piaciuta. Cavoglio la mano. Ma io le do anche un bacio, anzi due. Che galantuomo, che gentleman. Ecco qua. Adesso sì? Mettiamo gli spaghetti che sono quasi fatti. Li facciamo un po' anche risottare. Ma è bello. Guarda qua come sono belle. Mi piace questa cosa. Devo dire che mi sta divertendo. Mangiamo, ecco, sostergiamo. Facciamo un po'. Aspetta che faccio questo fatto, guarda. Aspetta, non ti muovere. Faccio questo fatto, lo vuoi? Mi serve un po' un mestolo che ci mettiamo un po' di... guarda, ora tocchiamo. Ok. Un po' di acqua della pasta. Ecco qua. Chi se lo ama qua, a così non ce la fastidia. Un po' risottare, così lo spaghetto tira fuori l'amido e quindi viene quella cremina delicata, bella, piacevole. Quella là bella, azzuccata. Sì, azzuccata, no? Mi dice che è bella. Viene quella cremina perché è l'amido. Aspetta, della pasta. Ti tolgo anche questo, così buttiamo una mezza. Ma sì, io vado avanti, indietro, ma sì, stiamo una bellezza. Oh. Eh? Ma che olio è? È un olio. Che tipo di oliva è? È un olio che proviene dalla provincia di Caserta, da Carinola. È un olio biologico dell'azienda Antonio De Ruosi. Molto buono. Bello, bello olio, sì. Un olio fantastico. L'ho assaggiato prima, poi è pieno di polifenoli, c'era. Sì, un sentore importante. La gola pizzicare, un po' amarognolo e proprio... Quella, la caratteristica dell'olio buono è l'acidità e il pizzicore che si sente quando... Oh, guarda che scena! Ah, ma guarda qua chi è arrivato! Anche Sassà! Ciao Anna. Stiamo saltando? Mi raccomando, tua moglie mi ha chiamato, Anna, mi raccomando, guarda mio marito, adesso, non lo fanno va, Adesso Anna mi devi passare il provolone. Togliamo l'aglio. Dai, il provolone del monaco che facciamo una bella grattatina. Ah, quella là, omnia testa. Sì, là, omnia testa, sì. Quella là di prima. Ecco qua, una bella spolverata di provolone del monaco che è necessario. I piedi piatte? Che questo è un provolone particolare del monaco, uno deve mettere qualsiasi. Vediamo questo impiattamento. È un po' il cantuccio che c'ha anche il docciastro e quindi... Una saltata ce la facciamo? Mi dai un po' di parmigiano? A disposizione? Un po' di parmigiano. Io ho stato sempre... Guardate che belli, guardate come sono belli questi spaghetti alla Nerano! Che si mangia tutto, Ma prima di sorrendere dopo Amalfi!
Allora, perdonami, la grattugia, parmigiano reggiano. Mi sta venendo fame. Allora, ecco qua, a voi. Merci. Fate qua, dice nei francesi. E chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnolo? Ah, non so nada. Il piatto? Allora, il mestolo per favore. Mestolo. Spagliato, facciamo proprio come fanno i... Bisturi o dottore? Dottore, operate. Facciamo proprio come fanno i veri chef. Ti mando anche la padella. Vuoi la forchetta o fa svatte? No. Ma no, signori. Eccellente. 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 Hai fatto un nido? Yes. Madonna mia, che fama. Le zucchine sopra. Bravissimo. Lo facciamo proprio vedere in telecamera. Anna, mi prendi una bella fogliolina di basilico, ce la metti sopra. Allora. Guarniscilo con una fettina di basilico. Che stai? Questo ci piace. Ah, guardate, guardate che spettacolo. Mi dai l'onore di mettere la fogliolina? Guardate che spettacolo. Sembra elegante come io combattevo, quando combattevo io. Signore. Guardate che eleganza, guardate. Il chef. Ah, gente, faccio lo chef, lo diavolo, non mi credevo. Ok. Ecco qua. Ah. Signori, bisogna farlo vedere. Patrizio Oliva, bisogna farlo vedere. Vi presenta spaghetti. Guardate qua che bellezza questo piatto. E chi si aspettava? Guardate qua. E adesso prendiamo le forchette perché si andrà assaggiare, se no mi offendo. Allora, permettete che prego, sono l'ospite. È l'ospite della puntata. E quindi a lei il primo tocco. La prima forchettata, la prima imboccata, eccola! Va bene, dai! Guai, che faccia che hai fatto, mamma mia! Il movimento rotondo del gusto che si abbina a un piedi rosso che ti richiama lo stesso. Se permettete, prendo anche una forchetta. Vi devo dire che è troppo saporita. Prego, maestro, vuole assaggiare? Prego, prego, prima lo chef. Bella, bella, ci è piaciuta. Ragazzi, però specificate bene, scandite bene la parola. Lo chef. Lo chef. Non no, sbagliamo. La fu ce la mettiamo. Mamma mia, io ho incassato un po' la mano con la forchetta perché... signori, buon appetito. Mamma. Mamma mia, per favore. Bello. Bello, bravo. Bravo Patrizio. Vabbè, io mi porto la pentola e me la mangio. Buoni veramente, quindi. Scusatemi. Cosa dire adesso? Amici, se la puntata vi è piaciuta, mettete tutto like. Like, mettete like, condividete il video, seguiteci proprio... sulle pagine, fate tutte queste cose. Aspetta. Mettete una valanga di like. Mi sta scappando un rap. Madonna mia. Facciamo un rap. È bellino, facciamo un rap. È moderno. Come un rap? Come fa? Vai! Vado io? Sono Patrizio Oliva e la mia è una cucina esplosiva. I son Ganarella e ti levo tutto sul bordello, ti piglia cucchiarella. E giungo con lui Chanel e tu facci mai il suo bordello. Tu sei Patrizio e nella cucina sei novizio, però da tua verità mi piace assai. Scusa dall'inizio. Ciao amici. Ciao a tutti. Ciao.